Salve a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. È finalmente il Black Friday e come ogni anno siamo qui per vedere quali sono le migliori offerte. E lo so che ci saranno decine e decine di video che vi diranno quali saranno le migliori offerte. Io da canto mio vi posso dire che mi sono messo lì e ho cercato di selezionare quelle più interessanti a seconda delle tematiche trattate. Quindi ho preso le migliori offerte di tecnologia, in particolare fotocamere e action cam, le migliori offerte per quanto riguarda la domotica in senso lato, nel senso che ho preso, ci sono molti aspirapolvere robot molto molto interessanti che vi conviene, vale la pena sfruttare queste offerte, e poi qualche offertina qui e là tra periferiche e molto molto altro. Non mi sono addentrato su PC e monitor perché lì l'offerta dipende sempre dalle vostre esigenze. Nel caso vi lascio in descrizione tutti i link e la pagina relativa all'offerta, e poi parliamo nei commenti per cercare di capire se un determinato monitor in offerta fa o meno per voi. In particolare in questo video andremo ad analizzare solamente le offerte che saranno attive per il giorno di venerdì 29, quindi solamente il giorno del Black Friday. Uscirà poi tra diciamo 12 ore, quindi a mezzogiorno, un video in cui vi elenco le migliori offerte che vanno dal Black Friday fino a Cyber Monday, quindi che durano tutto il weekend e con scorte presumibilmente molto molto elevate. Allora, iniziamo subito. Ho qui di fronte a me ovviamente l'elenco completo delle offerte, perché altrimenti non potrei ricordarmene tutto. Personalmente ho trovato molto interessante l'offerta sulla GoPro Hero 8 Black, che viene proposta a 379 euro, quindi 100 euro in meno circa rispetto al prezzo attuale, ma in versione con una cinghia per la testa e una batteria di riserva e la scheda di memoria, quindi è un bundle piuttosto interessante per chiunque voglia un action cam performante e soprattutto con l'ottima stabilizzazione. E in offerta anche la mia Sony A6500, una videocamera che mi ha permesso di passare definitivamente al 4K e che io all'epoca pagai ben 1300 euro. Poi il prezzo si è assestato dopo circa 6-7 mesi da quando l'ho acquistato io a 1100-1200 euro, adesso è in offerta a 799 euro solo corpo. Come obiettivo vi consiglio o il 30 mm oppure il grandangolo 16 mm f1.4 Sigma, che sono due obiettivi spettacolari. Non sono stabilizzati, ma poco importa perché il sensore di questa macchina fotografica è stabilizzato, quindi fateci un pensierino. Ci sono altre offerte per quanto riguarda le fotocamere Sony, ma sono meno interessanti e soprattutto già viste. Questo è il prezzo più basso sulla A6500 mai visto di sempre. Se volete un paio di cuffie con riduzione attiva del rumore, over ear e di lusso, beh, le Bang & Olufsen H9i vengono proposte a 269 euro, mentre di solito stanno tra i 300 e i 350 euro, quindi anche in questo caso molto interessanti. Ma ancora più interessanti, sebbene non di lusso, sono le Jabra Elite 85H. Le ho recensite, vi lascio il link qui sopra nelle i in alto alla vostra destra. Vengono proposte a 199 euro. Se considerate che il prezzo di listino era di 300 euro, beh, sono 100 euro di sconto, quindi il 30% in meno. Erano già state proposte a 200 euro, ma per tipo qualche ora, uno dei soliti cali di prezzo fortuito di Amazon. Andiamo più in giù, ci sono ovviamente anche tante offerte sulle macchine del caffè e capsule che non vi sto ovviamente qui ad elencare, ma ci sono le Yankee Candle. Se volete fare dei regali di Natale alle vostre donzelle, mamme, nonne, zie e chi più ne ha più ne metta, beh, le Yankee Candle sono quelle più apprezzate in assoluto. Ve le consiglio caldamente, vi lascio il link sempre qui sotto nella descrizione. Ma andiamo ancora più giù, perché c'è anche uno smart TV da 49 pollici che secondo me nella maggior parte dei casi è la soluzione ideale, in particolare di Samsung, con tecnologia QLED e 4K. Viene venduto in esclusiva Amazon a 529 euro, mentre lo street price era sui circa 700 euro, quindi 200 euro di sconto mi paiono molto molto interessanti. Ma passiamo finalmente agli aspirapolvere robot. C'è l'aerobot Roomba 960 a 399 euro, ma non è un'offerta che vi consiglio, perché l'aerobot Roomba 960 è stato presentato nel 2016 e ha ormai una tecnologia vecchia, quindi uno sconto che mira ad eliminare le scorte rimaste, quindi non compratelo assolutamente. Piuttosto puntate sicuramente
hai due D-Bot 950 e 930, sono degli aspirapolvere robot di Ecovacs. Io testai il 900, spero poi di mettere le mani anche su questi due, perché vengono proposti rispettivamente a 449 e 369, mentre i prezzi di listino sono rispettivamente di 600 e di 500 euro. Quindi nel primo caso andate a risparmiare 150 euro, nel secondo caso altri 130 euro. Non mi sembra un risparmio da poco, soprattutto perché avete la mappatura, avete il controllo tramite applicazione, avete il lavapavimenti, soprattutto sul 950 avete una tecnologia in grado addirittura di riconoscere gli oggetti che ci sono per terra e quindi di evitarli e di catalogarli. Quindi davvero a livello di intelligenza sono ottimi robot. Io l'ho testato, ho testato il 900, che appunto ha tramandato poi alcune delle sue caratteristiche a questi robot, che sono però migliori dal punto proprio di vista dell'analisi dell'area da pulire. Se invece volete affidarvi a qualcosa di più conosciuto, beh, puntate senza dubbio al Neato Robotics D750. In questa particolare versione si tratta praticamente del D7, ovvero l'attuale top di gamma, e viene proposto a 449 euro, un prezzaccio se considerate che allo stesso prezzo viene proposto anche il D4, che è il base di gamma. Però a differenza del D4, il D7 può essere connesso sia alla rete Wi-Fi 2.4 GHz che a quella 5 GHz, ha maggiore potenza di aspirazione, ha la spazzola laterale e soprattutto in questa versione qui avete anche più accessori per la manutenzione, come le spazzole e dei filtri di ricambio. Può essere controllato con Alexa e soprattutto ha la possibilità di mappare non uno ma ben tre piani diversi, quindi se avete una casa su più livelli, beh, è sicuramente l'aspirapolvere da prendere. C'è anche il Powerbot VR7000 di Samsung, non l'ho mai provato, ho amici che ce l'hanno però e sono piuttosto soddisfatti, a 289 euro. Per quanto riguarda altre offerte, poi vi segnalo le solite periferiche Logitech: la G413 a 48 euro è un'ottima offerta, anche le G933 a 96 euro sono un'ottima offerta, si tratta in questo caso di cuffie. E poi c'è l'Oral-B Genius 10.000N, tra l'altro mi è arrivato il 20.000N, lo sto testando da circa un mese e mezzo, vi farò un video dedicato poi a quelle a quello spazzolino elettrico. Le offerte interessanti finiscono qui, vi segnalo giusto delle cuffie di Anker Soundbuds Slim 5.0 a 16 euro se avete bisogno di un paio di auricolari wireless, insomma all'ultimo momento magari da regalare. Le altre offerte le ho viste, non mi paiono così da mettersi le mani ai capelli. Quelle sugli aspirapolvere robot effettivamente mi hanno sorpreso. Piccola valutazione di questo Black Friday rispetto agli anni passati: mi sembra un po' più organizzato e soprattutto con offerte un po' più offerte rispetto agli anni passati, scusate il gioco di parole. Però davvero dateci un'occhiata, vi lascio ovviamente il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo che se acquistate tramite i miei link supportate in maniera totalmente gratuita il canale. Noi ci vediamo tra una 12 ore per le offerte che dureranno tutto il weekend. Buonanotte a tutti e buoni acquisti al Black Friday. Ciao!